Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dalle caselle. Torniamo a seguire il campionato Under 15 di Serie C. Inizia il girone di ritorno, l'Arezzo riceve il Pontedera, Arezzo che si trova in terza posizione a quota 22, a un punto da Limolese seconda, 8 dal Cesena capolista. Arezzo che aveva chiuso l'anno, come avevamo visto, vincendo contro il Rimini per 1-0, Pontedera che viene dal successo 2-1 in casa del San Marino. Pontedera che comunque sta conducendo un buon campionato a quota 14 a metà classifica. Andiamo a vedere, pallone che è troppo lungo verso Rus e la presa ancora di Limentra. Consiglia, attaccato da Barghini, rischia, attenzione, perso palla, la conclusione in rete di Cremonini. E il Pontedera approfitta di questo disimpegno errato dell'Arezzo. Prima il pallone corto e con Consiglio, chiaramente che è stato subito aggredito dal pressing avversario. E chiaramente l'Arezzo ha scelto la soluzione, quella più complicata per gestire questo pallone. Cremonini l'ha scaraventata sotto la traversa, 1-0 Pontedera. Castiglioni, ancora corto per Cremonini, tutto palla a terra. Barghini, chiedono il fallo di mano i giocatori del Pontedera per l'intervento di Suzzi da terra. Braccio. Evita Barghini, Consigli, verticale a cercare Sobi, gran palla, Sobi davanti al portiere, Sobi, porta vuota Sobi, il salvataggio di Fiaschi, salva tutto Fiaschi sulla linea, ha salvato il gol del Paghi. Va incontro Parisi, palla verso di lui, prova a sgusciare via Parisi, conclusione di Parisi, l'esterno della rete per Tommaso Parisi che cerca di scuote, che questa è una delle sue giocate, no? Ha lasciato passare la palla e poi si è centrato leggermente in conclusione. A circa un quarto d'ora per evitare la sconfitta, break vincente di Verdini che va a lanciare Parisi, era il rigore, Parisi, conclusione sul fondo. Poi c'è stato il contatto con Taizzani e questa poteva essere una buona chance. Suzzi intanto deve allontanare il nuovo entrato a Cordino, palla in area di rigore allontanata, conclusione di Pino per la dimensione di Parisi. Fuori gioco. Annullato il gol all'Arezzo. Si è alzata la bandierina al 30esimo. Si accende adesso chiaramente. Si accende una grande mischia, grandi discussioni qui. Con Parisi che aveva messo il pallone in rete. Ancora proteste, qui ci sarà un altro intervento, vediamo un po'. Rosso, espulso mister Bernardini. Deviazione qui che palla in rigore, tutto solo Gentili fuori gioco, palla in rete ma bandierina alzata anche qui. Acciai, palla che arriva in area di rigore, la deviazione tentata da Parretti, non ha fatto in tempo neanche a indirizzare il pallone, no? E l'arbitro fischia alla fine. Il Pontedera vince ad Arezzo alle caselle 1-0. Sia mister Bernardini, è arrivata questa sconfitta un po' meno brillante del solito l'Arezzo quest'oggi, e quanto hanno pesato anche gli episodi arbitrali? No, ma non dobbiamo nasconderci dietro quello che decide l'arbitro, gli errori sono stati esclusivamente i nostri. Abbiamo, purtroppo, quando una squadra crea 6-7 palle gol e non fa gol e gli altri sull'unico tiro in porta ti puniscono, vuol dire che meritiamo la sconfitta, quindi solo mea culpa. Hai provato l'intervallo, insomma, a cambiare diversi giocatori e tutto il secondo tempo praticamente nella metà campo avversario. Sì, c'è stata una reazione, ma come c'è stata subito il primo tempo dopo il gol, però non siamo riusciti a dare quel piglio giusto alle azioni determinanti che ci permettevano di raggiungere il pareggio, quindi dobbiamo lavorare sulla cattiveria perché purtroppo facciamo dei regali assurdi e nell'unico tiro in porta ci puniscono, dopo se te crei ma non finalizzi diventa difficile. Ecco, anche il gol è nato da una pressione poi, no, su una palla
attacco un po' corta e loro pressavano molto nel primo tempo. Sì, sì, loro pressavano molto, però eravamo noi che non riuscivamo a far girare sta palla con velocità, con le giuste posture, quindi poi l'errore è venuto su uno sciagurato disimpegno nostro, però può accadere, ecco, basta che serva da lezione e migliorarsi per il futuro. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.